dà, Diomede, dai, dai, che oggi li dimettiamo a quei due. Diomede, prepara il foglio delle dimissioni. Ci so, piacerebbe. Sì? Sì, è qui. Per me? Per te, vai, Diomede. Sì? Dove? Quando? Arrivo subito. Che mi vogliono urgentemente al reparto uomini. Al reparto uomini? Sì, è urgente. Compila tu il foglio. Diomede, se ci sono problemi chiamami, eh. Non sì, esitare. Sì. Pinuccio, me, sciamani. Che volete, l'ha messo qua pronto soccorso. No, e ci è, dai. Aspetta, sì. Allora, prima la briscola e poi la scopa. Ok, ci siamo a squadra, ragazzi. Dammi il campo. Ci siamo a squadra. Na a casa di me. Na a casa di me. Alla prima mano non si parla. E un princa parla, un spark. Ma, bene, c'è. Ehi, hey, Jennifer, ciao, mi volevi parlare, no? Sì. Però aspetta, devo dirti una cosa, una battuta. Un papero incontra una papera, no? E dice, dove abiti? E la papera, qua. Così per rompere il ghiaccio. Enzo, sì. Mi sa che è arrivato il momento per dire una cosa, per parlarci. Lo credo anch'io, no? Perché, anzi, Jennifer, è meglio se parlo io, perché è giusto che sia un uomo a dire certe cose. Yeah. Jennifer, ti ricordi quella volta che ti sei tinto i capelli di rosso? Sì. Beh, io mi sono detto fra me e me, ho detto, ma Rita Hayworth. È vero, così hai detto. E là mi accorsi che mi stavo innamorando di te. Ah. E tu invece, quando è stata la prima volta che hai sentito qualcosa per me? Enzo, sinceramente, io non ho mai sentito nulla per te. È proprio di questo che appunto sono venuta a parlarti. Oh. Ma non è che ci sei rimasto male, Enzo? No, no. Sai che sei una bella persona? Sì, no, anzi a me le persone sincere mi mancherebbero. Sai, sei molto bello dentro. No, ma... no, ma non è successo niente, forse. Amici come prima? Più di prima. Sai che ti stimo tanto. Ah no, Samantha, devo andare su che ho quei due là, di Chef Day. Magari... Ciao. Ciao. Educata, sì. Educata, sì. Sì, ma me ne aspiri. A New Velocità, io non sono abituato a giocare come i bradipi, con queste lentezze. Io me Kusner, Kusner non ho da perdere. Fatta che una briscola a me, che no. Sbarca. Uspizio mi sono da quattro me. Dai, c'è stata fa. Sì, ecco. Lascia qua. Ehi, piccia fuoco all'asla. Metti indolite e non ti muovi. Non vuoi ci qua, passo. Allora, non si capisce. Dalla sala carta, da metti indolite, non da dama. E scemo. Angolo. Capisci? Da metti indolite. Poi moderisci un linguaggio, se no scatto l'oltraggio al pubblico ufficiale. Ma è passo. Oltraggio. Allora esiste. Da passo. È da qui. Fa su. Scherzando. Cirillo. Scusi. Io non lo so, come dobbiamo giocare qua? Sciocco come è. Allora facciamo il 3-7, ragazzi. Ragazzi, io ho finito. L'aria qui si è ammorbata, è pesante. Ciao, ragazzi. Ma me ne voglio pure io, e non ci siamo innanzi. Ha sfamato la partizza, la mia. Scherzando. E a te, Cirillo, ma tu ci visto troppo film americani. Film western, pistoccio, mi piace, mi trai, che da roba, mi trai. Film americano, va fatti, vai. Sai che si dice? Sai che si dice? E a te, va fatti, tu diciamo, capito? Moderi sul linguaggio. No, sei tu che devi mettere a parlare. Moderi sul linguaggio. Tu da dici a me, va fatti. Pescato pure a te, lo ma mi ci dà,
so desce anche sto giorno, me ne sciusa, fermo tutti insieme la pace. No, scusa, Pino, fa piacere, Pino, tu sei che quando è tutta, gli diventi una be, non si dice ne più. Di Cirillo, cerchiamo di moderare i termini della questione, ma boh, pensiamo le parole. Va bene? Vai, a me, papà, va là, va le cinesi, dai, c'è tutte le chiedieste. Trafonio, non ti compromettere. Mi dispiace, sono trascesi, sono trascesi. Le coronarie, dove le mettini? Le tini o no? Ma dite a me, a dite vai a lavorare. Sì. Ma ti rendi conto, sei così, ma dite conto. Non lo dico. Tu potevi dire. Non lo sarei. Ma come se per me, non sei anche appena messo il pitone, ti venne a dire a me, vai a lavorare. Te santo Antonio, e tu lo puoi dire, non ho mosso mai un dito. Il giornale dove sta? E dove andrà a stare? E Germano? Afonio, adesso ti stai agitando troppo. Mo ci puoi rimanere, io da medico ti sto vedendo, così, tutto tremebondo. Tu, tutta... sì, ma sì. Ma senti, in qualche... gli accudo la dentina. Oh, da sì, ti devi sedere. È un ordine categorico. Sì. Siediti, non ti preoccupare, ti stai agitando troppo e io mi sto capiando. Ma io mi dico, da sì, io mangio te. Afonio, sit down. Sit down, sì, sit down, come vuol dire sit down. Grazie, grazie. Sai, calmati, calmati. Ce l'hai la tua gazzetta dello sport? Sì, sì. Benissimo, come una coperta di Linus. La lasci qua, cosa? Allora, ho capito, sit down. Ecco, il tuo cappello, usaci, sennò ti agitisci. La chiave, modo, non do sono la chiave. Ecco, dai. Calma, ti devi stare calmo. La calma, massimo. Il caffè l'hai preso? Hai preso il caffè? No, me lo portano. Ah, te lo portano? Sì. Benissimo. E come mai? Tu porti un caffè? Sei dove la magnete? Come sarebbe? Come mai? Ma non l'hai visto questa la magnete? Non l'hai visto questa? Chi ti chiama che me ne muta a mondiale la magnete? Che me ne l'hanno messa? Sì. Ti rendi conto? Io muoio ogni mattina per scimmare un caffè. Hai perfetto. Mi ha spostato più da un po'. Hai ragione, Cafone. Domani mattina chiamo gli inservienti e te la faccio la vaccinare proprio. Pazzcate, tu e ieri. Lei sai come va? A memoria. Ha capito? Arriva tu pins e che automaticamente, pac! Gesù, tu non hai mai provato. Automaticamente il caffè è posto sul tavolo. Va bene? Però se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti. Per gli amici questo ed altro. Grazie, finalmente. Ma io accudo, però so come ho capito. No, non ti capi. Voglio... Ma papà che me la deve pagare. Gli appoggio io, vai a lavorare. A me. A Caponi, vai a lavorare. Mangio. Avanti, avanti. Dispiacere, me ruffa. Ma dottor Forum, pensi che stiamo a fare la scorta un portavalori? E lì. Picciafuoco, ti dimettiamo, vai a casa, contento? Non devo stare più bloccato a letto? Picciafuoco, da dove? Sì. Limone? Gelato, limone? Però, Picciafuoco, mi raccomando, non sospendere la terapia. Falla a casa. Per forza a casa? E dove la vuoi fare? No. Io sto agli arresti domiciliari, dottore. Io esco. Picciafuoco. Come faccio a farla a casa? Se la terapia la vuoi fare, falla. Se no, so fatto tu, va bene? E Intron, agevoliamo le dimissioni, c'è punto. Sì, sistema. Sì, sì, tutto a posto, sono fermo a una parola. Antibiotico, con due B. Mi chiamate Diomede, per favore, no, no, Diomede! No, 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 mi sono ricordato, con due B. E certo, antibiotico con due B, è più forte? Sì, lo dice la parola stessa. Rendi di più. Antibiotico. Avanti. Dottor Clone? Sì, Jennifer. Questa ragazza è stata picchiata. Quando abbiamo terminato, gli ho chiesto di pagare ed è diventato violento. Dove cadeva questa cosa, signorina? Sulla strada per lo stadio San Nicola. Diciamo, lei opera lì, no? Sì. Che fa ielta? Picciafuoco, per cortesia. Ma ancora picciafuoco? Picciafuoco, ancora dove sta? Ancora non l'ha fatto. Diomede! No, che c'è di Diomede? Che è? Picciafuoco. Sì, 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 batti, basket da me stamattina. Scusate il fastidio, è stato un piacere. Tanti auguri, dai. Tanti auguri, Picciafuoco. In gamba! Ciao, voglio! Tappo! Bracoma, Iaplec! Andiamo. Se non ti trovi bene più, che fai? Chiedi in giro, con me ti troverai bene. Picciafuoco, sai ma fai, Picciafuoco. Faccio dai, presto. Dai, Picciafuoco, dai, andiamo via. C'è andiamo, il numero di casa, ma non mi trova, perché sto agli arresti domiciliari, non chiamare là. Picciafuoco, per favore, lo vuoi accompagnare fuori? Bracoma, vai. Beh, comunque, che me, che sacco, se non avesse sacato, capito? Perché lo sanno, chiedi in giro, che gli spark! Babù! Beh, arrivederci, dottore. Arrivederci. Dottoressa, alla prossima. Carlo Ospedale, è un piacere vedervi. Dai, bello. Ehi, Forum, ci mani, c'è?
Sì? Prepara la stanza per la ragazza, resta con noi stasera. Ah, resta con noi? Certo. Prego, signorina. Venga con me, prego. Prego, da questa parte. Sì. Da questa parte, sì. Prego, prego. Sacco, sempre dritto. Prego. Oh, introna! Complimenti vivissimi, guarda, un encomio solenne da parte mia. Che succede? Ti sei distinto alla grande, però. Ho avuto i complimenti del dottor Clone, mi ha detto che veramente quel certificato che hai fatto, un certificato di dimissione, un capolavoro. Ma lo sai che lo hanno affisso in corridoio a futura memoria? Oh. Chiunque passa dice, oh, sì, un miracolo, un miro, tutti l'ammirano, bellissimo proprio, è stato un capolavoro. Complimenti, complimenti proprio. Faccio del mio meglio. Del tuo peggio, del tuo peggio. Dimmi una cosa. Scusa, ma c'è una cosa che tu sai fare? Una! Io ne voglio tre o quattro. Dimmi un che mi specializzo su quella materia. Io! Quando andavi alla scuola ti distinguevi per una materia? Aggiustaggio, economia domestica, ci so, azzeppa la terra. Io! Ma professoressa, metteva la note, def, diceva qualche cosa sul tuo conto. L'alunno si distingue per che cosa? Per il naso. Mentre gli altri alunni ce l'hanno normale, egli ce l'ha abnorme. Questo sei tu. Un errore può succedere. È rare, è umano. Umano? Qua stiamo parlando di papataci, non degli umani. Guagliò, di papataci! Tu sei un papà, che mi la faccio, l'espressione papatacetesca. Quello che sei tu. Ma sta facendo bene proprio, ma sta facendo bene. Guarda, 10 punti. No, 10 punti, parla, no, 5. 3, 40, 50, 9, strati, no, chiudiamo a 10, chiudiamo a 10. Chiudiamo a 10. E voglio parlare con uno dei tuoi vicini. I miei vicini? Sì. Ma io sono solo sul pianerottolo. Quelli di sopra? Quelli di sopra, una scalzata. Sotto? Hanno muerto. Guarda, fa matto qua, che dove è tutto, se muore. Oh, e queste chi sono? Chi è questa signora? Ah, questa è la prostituta che hanno ucciso in azienda. Me lo scusi, signora, prenda possesso del suo letto. Mi scusi ancora. Shumani, Shumani, andiamo! La prostituta che hanno ucciso in azienda. La paziente percossa. Guarda, tu non hai da fare niente alla clinica. Tu devi lavorare in annunciare. La chiamata internazionale, sale, bello. Mi sono scocciato. Mi sono scocciato. È la prima volta dopo 10 anni che mi sono scocciato. Eppure, come si fa? Come si fa la prima volta dopo tanto tempo che mi viene voglia di andare via di qua scappando? Voglio battere. Mi sono scocciato. Piazza Garibaldi. Che partite, ragazzi, con quei veri giocatori, adosciucuavano da avere, grandi giocatori, non come le scacchiate che stanno da niente. Oramai, quando ti prendevano sotto quei grandi giocatori, ti torcevano l'andram. 10 secondi e se ne viene. Scaderesca la tenace. E a cui si può far scappare il peso, si fa scappare il viso di scoltato. A me mi va a spottare a casa. Ma lo uccide, e lo uccida questo disgraziato. Ma di chi? Ma proprio sta a sé? Di proprio sta a sé? Già aveva una fazione. Panza. Oi. Sai che hanno ricoverato il reparto donne? No. Chi? Ah, sorte, de femmine. Boh, ospedale, sarà valdato. Sta a sé. Con una 50ina di euro? Potevamo giostrare, diciamo, c'era la cosa là. Sì, vabbè, ma questa qua chi è? No, oh, ma capisci, la prostituta! Ehi, tu stai sempre incazzata un po' di tempo, sta parola, gli ho dato una calmata. Mo. Professor, veloce la valigia. È veloce, dipende dalla visione che lei del tempo. E poi la prego, la chiami cocotto. Ah, sì. La prostituta, dico, la chiami cocotto. Vabbè, lasciamo perdere, è inutile insistere. Voi siete fregati che era bellezza. Basta, fornisci. Tu la da fornisci come vuoi. Che mi dita a vedere, come esco da te, se ci ti ha fegge. Ma da spara. Bravo, bravo, gli sbirri. Gli sbirri sono tutti in anticipo, c'hanno gli informatori. Alla belè. Niente, a dove esci?
ciao, arrivederci, ciao. Adoste! 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 Sto qua, sto qua, accomodati, tutto pronto. Che muore, ascolta me. Vai, dai, vai. Ci mani, sei si pro. Vai. Un campione di spettacolo. Alzi. Buon, ma vedi come faccio a prendere il fatto. Sì. E allora, cara la mia dottoressa Francesca, tutto bene? Tutto bene, grazie. Questa è la tua prima notte di guardia, vero? È la prima, sì. Perfetto, ascolta, se vuoi io posso rimanere qui a farti compagnia e magari esserti d'aiuto. Grazie Giorgio, gentile, ma più tardi passa il mio fidanzato. Beh, allora è amore vero questo? Amore vero, sì, amore vero. Beh, da te, tu immagina che insomma torno a casa e devo anche procurarmi da mangiare. Ok? Che cos'è, il solito giro di telefonate per vedere se anche stasera arrangi con qualcuna? Ma che problema è questo, Francesca? Guarda che io non sono quel tipo di uomo, t'assicuro, sono una cosa completamente diversa. Questo mi ha sgamato completamente. Va bene, buonanotte Francesca, a domani. Giorgio, scusa. Sì. Ho ricevuto delle telefonate per te quando eri via. Ah, perfetto. Ha chiamato una certa Claudia, se vuoi dorme da te. Giulia, la devi richiamare tu. Mm-hmm. Carla vuol sapere se passi da lei e infine Nicole se dormi da lei. Anche Nicole, sì. E tu cosa hai risposto? Beh, io chiaramente gli ho detto che andavi a dormire, che eri stanco. Ho fatto bene? Bravissima, io avrei fatto la stessa cosa, davvero, ti assicuro. Vi ricordate quando vi ho detto che Kessler sa plon? E poi mi sono corretto che vi ho detto che si è frusco. Mi correggo ancora. Che si è potente. Buonanotte Francesca, a domani. Buonanotte anche a te, Giorgio, ciao. Come si fa? Come si fa, signori miei? U as, u tre e u dieci di b, tutto in t. È corrotto, no, è corrotto quest'uomo. Quest'uomo c'ha un culo corrotto che è paragonabile a uno squarcio dell'Andreadori, da che sei te! Dicevi, cara Jennifer. Allora io l'ho preso, ci siamo messi nella stanza e gli ho detto dei miei sentimenti. Tutto così. Ah? A piccirillo. Ho capito, ecco perché stai così offeso. Sì, sarà arrabbiato, sarà arrabbiato. Sarà arrabbiato, ho capito. No, perché io ho fatto bene a non illuderlo, poi l'aveva sì, detto. Ma sì, ti ha disturbato il gendarme? No, però se mettevi come una zecca. Voto? Non me ne parlare, conosco l'argomento. Conosci? Io lo ricordo da When I Was Young, quando ero ragazzo. C'era una ragazza, voglio, che mi tediava, come una zecca, ovunque sì. Andava stava lei, andava al bar stava lei, andava in farmacia stava lei, al giornale stava lei, alla fine non ce l'ho fatta più. Sì, che hai fatto, che hai fatto? Si è fatta mettere in giro e diventare mia moglie. Ah, sì, c'è, sta bene, sta bene. Ciao Enzo. Ule. Si è offeso. Beh, si offende sei pure a me, tanto, me lo frega. Io ce ne frega a me, forse, ti offendo quando... A salutare il dottor Clone, che lo sai che se non mi vede, non se ne va, mi aspetta. Ma stava qui, mezz'ora fa è andato via. Se n'è andato mezz'ora fa? Sì, mezz'ora fa. Ha chiesto di te. Sì. Odo, si aggirava fra i reparti come un lupo mannaro e ululava. La mia Jennifer, la mia giava. Jennifer, il mio candido fiore, oh, ma ce si è fatta ancora. Però, non so se devo dirtelo, Che è successo? Ha avuto da lamentarsi, lo stai perdendo, Jennifer, stai attento. Perché? Mi ha detto di non dire niente. No, va bene, rimane tra di noi. Sì, rimane fra di noi e poi sto sempre in mezzo alle storie. No, sempre. No, dai. Guarda, mi raccomando. Che è successo? Si è lamentato circa il cibo. Dice che tu non porti più quelle meravigliose pietanze di ultimo. E vabbè, mo vado a cucinare, figurati, a saperlo. Oh, mi raccomando, rimani fra noi. Sì, questo. Sì, rimane fra noi. Adesso vuoi sapere cosa gradisce di te? Sì, mi devi dire tutto allora, a questo punto. Lui ambirebbe tantissimo ad avere un tuo patate, riso e cozze cotto a forno a legna. Ci mettiamo la cipolla sopra. Carica cipolla, carichissima cipolla. Fammi andare. Le cozze, non si mette le cambie. No, quelle grosse, quelle grosse, che si deve vedere. Fammi sì. Sei un amico, Pinuccio. Se non ci aiutiamo fra noi, Jennifer, dove smangio? Quella era la fidanza di mio cugino. Sì. Poi mio cugino morì in un incidente stradale bruttissimo, mo. E quel si mise con me, perché dice che ero l'unico a piangere veramente al funerale. Mi volle premiare, capito? Ma proprio i donni. Sì. Poi ci siamo lasciati. Comunque ci siamo lasciati, perché quella... Oh, dicevo che ridevo troppo. Io ci ho provato a non ridere in comitivo con gli amici, c'è da fare, era difficile. Sì, ho capito, buonanotte. E poi, insomma, adesso sto cercando di mettermi con una tranquilla che... Viene a malata. Anche se... Sto aspettando l'anima gemella. Introna. L'anima gemella. Introna. Che fa? Tedi la paziente. No,
stavo raccontando un po' della mia vita. Non ti preoccupare, la tua vita fra un po' uscirà a dispense sulla Gazzetta del Mezzogiorno e la signora potrà leggerti a sbaffa e sbronza. Le tue opere, lasciamo tutto, questo potrà leggere. Alza immediatamente il deretano, sopolito. Questo deretano, deambulalo, via di qua. Faccio il deretano tu. A posto? Poi le vengo a controllare la flebo. No, guarda, proprio sei di una inciviltà unica. Sei un troglodita proprio, incivile. Solo perché questa esercita, questa povera donna, il mestiere più umile, più antico del mondo, gli si ha messo come una zecca. È come una zecca. Vuoi sapere quanto voleva quel per una notte? Come? Tu gli hai chiesto? Hai avuto l'ardire in un ospedale serio come il nostro di chiedere addirittura quanto prende? No, mica gliel'ho chiesto. No, mica gliel'ho chiesto. È uscito fuori il discorso così, parlando. Che è uscito il discorso? Sei tu che l'hai provocato? No, assolutamente. No, stiamo parlando dell'euro. Dell'euro? Che c'entra con questo discorso? Sì. Parlare d'euro con una prostituta? Ho chiesto se anche nella sua attività ci sono stati rincari. Se t'ha detto? Sì, però con 20 euro si poteva fare lo stesso. In effetti è una modica. Però certe licenze tu non te le puoi permettere in questo ospedale finché sei sotto la mia giurisdizione, non te la permetto. Adesso siediti immediatamente qua al posto di guardia, non ti muovere. È un ordine categorico, io ti tolgo 10 punti. No, 10 punti, no. 10 punti. 5. Non esiste, 10 punti, siediti là, non ti muovere di qua assolutamente. Mi do nuovo picca, dossi marva. A dove stai che è? Ah, stanza mia, ora ti riconosco. Bellissimo. Profumo un'aria pura che ste domo finalmente si può respirare. Mocca l'aria pura. Se sento ancora l'odore delle polpe che avevano arzato la notte. Una mattanza incredibile. Povere bestie, sbattute a tutto vanno, io mi meraviglio come non hanno venuto il WWF. Picca mangaf. Beh, adesso invece sarà un riposo bellissimo. Finalmente mi ha fatto tutta una tratta, fino a domani. Buonanotte. Ecco qua, ognuno conosce il proprio letto. No, andiamo. Qui, ma te. Uso tipo spara, uso spara. C'è successo, io mi. Là. Sono spara. Arret. Tras, l'estofante. Bastard, tras. Rob. Beh, introna? Lasciamo. Via. Ehi, Jean-Richard. Secondo guarda, non è di chiesa, a come si caspare io. Buonanotte. Povera a me. Gli aprilecte, Aldia. Non andavo. Fine della quinta puntata. Hai avuto il coraggio di chiederle? No, c'è il scoraggio. Aspetta. Lo scoraggio. Aspetta. Il scoraggio. Rita Hayworth. È vero, così hai detto. Mi sono scaldato. Scusate. Il suo culo è parabon, carabone. Ehi, mo dei risci sta a parlare. Oh. Se no ti faccio scattare. Scusate. Utrecht, muovi perché? Utrecht e basta. Arrecute tre, E per forza, e a vedere io, se no c'è peggio, non è reale. No, tu hai detto ne... Vabbè, io andai. Un carro, vabbè, io c'è peggio. E io c'è un carro, ma tu fa. Certe terminologie di... Due carte, ma... Ok, va. Dottor, tu hai da mettere un carro. Ma tu hai da mettere un carro. Perché... Tu hai da mettere un carro. U tre, vi metti, che io mi faccio tu tre. Hai capito? Come vuoi. U tre di mazzo, guardate a me, e ti un carro. Allora dici, mi tu cagli, boom, c'è il codo, andiamo. Lascia basta giù te. Lasso. Tu mi tu tre denari. Tu di tre gliastene. Tu tre denari. Mi tu tre denari. Qui è esperto. No, è una cosa... Vai. È un docente. Secondo se tu vedevi come si è diviso le carte per poi darle. Lo so, noi facciamo una figuraccia rispetto a lui, ne usciamo a pezzi. Non usciamo a pezzi. Ah, finalmente...
Sì, scappa da qua, che pensiamo subito. Oh, angoli a cominciare la scena. Mannaggia chi destra, chiamiamola la coniglio. Pigliata la coniglio, pigliata.